A me piace tantissimo, mi rientra nelle mie corde. Non sapevo l'ultima parte che dovevo presentare questa sera, però mangiando il Tombea, un 16 mesi credo. Qualcuno mi controlli se ho sbagliato la data, ma non è molto stagionato. Può arrivare fino ai 10 anni, poi ne parleremo più approfonditamente. Bevendo gli ottimi vini, di quel giovane viticoltore che risponde al nome di Davide Lazzari, avendo in parte una donna ancora, nonostante gli anni, di una certa levatura dal punto di vista erotico, può succedere che presentando l'argomento di stasera, che peraltro colpisce lateralmente anche una delle strutture più belle storiche protette anche dallo Stato, perché rientra nelle dimore storiche, e stiamo parlando della dimora storica del Garda di, scusatemi, Gabriele D'Annunzio. Stasera parleremo di lui, ma non solo di lui. Lui era la parte minima, non era neanche un bell'uomo, volendo parlarci chiaro. Aveva un suo fascino in quel periodo perché era una persona molto intelligente, un grandissimo poeta, vita sregolata. Stasera parliamo, grazie a Chiara Garioni, parliamo delle sue amanti. Colleghiamo Eros e cibo. Prego. Beh, la personalità di Gabriele D'Annunzio, ma prima di tutto voglio ringraziare Adriana per questa splendida introduzione che ha fatto anche No, di ero qua me. fermo, non ho fatto nessuna introduzione io. E comunque, parlando di D'Annunzio, di solito si parla della sua poesia, della sua letteratura, straordinario drammaturgo e anche delle sue stranezze. Ma naturalmente D'Annunzio aveva una personalità che, come tutti sappiamo, estremamente complicata, una personalità veramente a 360 gradi. D'Annunzio era un uomo che faceva tutto fino in fondo e uno degli aspetti principali della sua vita è stato proprio l'aspetto femminile, nel senso che D'Annunzio amava moltissimo le donne, ne ha avute tantissime. Come diceva Adriano, D'Annunzio non era un bellissimo uomo, tra l'altro aveva perso i capelli molto giovane, era caduto da cavallo, si era ferito, gli avevano Era anche un ottimo disinfettato, guercio. gli avevano disinfettato il cuoio capelluto, aveva perso i capelli giovanissimo, per cui era calvo, piccoletto, con questo fisico non particolarmente sviluppato, ma D'Annunzio aveva una personalità straordinaria. Aveva un visino grazioso, ma insomma non era certo né un macio né un adone, ma doveva avere questa personalità incredibile, per cui le donne veramente cadevano ai suoi piedi. Non era un uomo verso il quale potevi essere indifferente, o lo amavi o lo odiavi. E molti l'hanno odiato, tantissime donne l'hanno amato alla follia, ma alla follia nel vero senso della parola. Nel senso che alcune sono proprio impazzite dopo la relazione con D'Annunzio e ha avuto delle le donne più straordinarie. C'è da dire che dal punto di vista delle relazioni D'Annunzio era molto democratico, nel senso che non badava a ranghi e a titoli. Ha avuto relazioni con la Marchesa Casati, per esempio, donna straordinaria, protagonista del bel mondo milanese e parigino, ma ha avuto anche lunghe relazioni con donne molto più semplici. Penso a Barbara Leoni, la sua prima grande, scusate, Elvira Leoni, che poi lui soprannominò Barbarella, lui, che è stata la sua prima amante, diciamo, tra virgolette, ufficiale, che era una donna piuttosto semplice, ma tantissime donne, come dicevo, lui ha avuto. E in particolare voglio parlare di una in questo momento perché è una donna che a me ha colpito molto. Era una pittrice americana, si chiamava Romaine Brooks, e Romaine Brooks era nata a Roma da genitori statunitensi molto benestanti che tornarono presto negli Stati Uniti, ma comunque le consentirono di vivere sempre in maniera molto agiata. Era una pittrice Disinvolta. discreta pittrice, sicuramente una grande donna. Si spostò poi a Parigi da Roma, dove cominciò a vivere in questo ambiente, immaginate, la Parigi degli anni 20, cosa doveva essere? Questi La Ville protagonisti, Lumière la Ville Lumière nell'eccellenza. nell'eccellenza, sotto tutti i punti di vista. Ed era gli anni 20, tra l'altro, sono stati anche anni di grande, come dire, trasgressione, cioè anni 20 del Novecento, per cui Dammi la mano. erano passati Stai parlando di cose che pochissimi anni, cioè erano i primi anni del Novecento,
Voi pensate ai costumi, cioè ancora adesso abbiamo del bigottismo, figuratevi all'inizio del Novecento. E invece questi illuminati, questi artisti, questi creativi, che comunque erano quasi sempre persone da un punto di vista economico molto agiate, erano, come dire, rompevano le regole. Io penso a personaggi come Frida Kahlo, come Tina Modotti, ma per quanto riguarda la Parigi degli anni 20, Mary Brooks fu una delle grandi protagoniste. Posso interromperti? Certo. Avevo una passione per le pittrici, tra cui una persona che molti hanno accreditato come amante di D'Annunzio, che in realtà, scusatemi il termine, non ha mai caccato neanche di striscio. No, no, ho capito, la dell'impiccica ti riferisce. No, in realtà lui ha tentato, un'altra delle donne che D'Annunzio, questa è stata una delle poche che non sono cadute ai suoi piedi. D'Annunzio la conobbe all'Hotel de Milano durante un suo soggiorno a Milano e tentò di sedurla, ma questa volta proprio non funzionò. Lei non ne volle sapere, al contrario invece di Romaine Brooks, che aveva avuto delle storie, era già stata sposata, poi aveva divorziato, siamo negli anni 20, per cui immaginate cos'era, no? Divorziare negli anni 20, però questi personaggi Non in lo Italia, facevano, comunque. ecco. Non in E Italia. poi era stata l'amante di un amante di Oscar Wilde, per cui capito anche questa commistione di sesso estremamente trasgressivi per i tempi. Libertinaggio a 100, a go-go. E Romaine Brooks divenne l'amante poi di Ida Rubinstein, che era questa grandissima ballerina. Eccezionale. Sì, capì in un certo senso di preferire il sesso femminile al sesso maschile. Lesbo. Ah, E ecco. divenne per cui l'amante della Rubinstein. Però conobbe D'Annunzio e ebbero una relazione molto breve ma intensissima Dal punto di vista da un punto di mentale. vista, proprio sessuale, molto intensa. La Rubinstein, pardon, la Brooks adorava D'Annunzio. Non erano particolarmente coinvolti dal punto di vista emotivo, nel senso che Romaine Brooks era una donna molto all'avanguardia, molto dei suoi tempi, e per cui non si innamorò alla follia di D'Annunzio, ma ebbe questa storia straordinaria, molto, come D'Annunzio dire, come era con le donne? beh, Che visione D'Annunzio, aveva? io non. Io Completamente. posso dire quello che ritengo io sia la visione della Certo. donna di D'Annunzio. D'Annunzio era, diciamo, un po' malato da quel punto di vista, soffriva un po' di priapismo, secondo me, nel senso che Posso comprenderlo, va bene. il suo, come dire, focus era quello, secondo me ancora più che non la letteratura e la poesia. Un po', diciamo sullo stesso piano, però era molto più. Secondo me, ecco, quello era un po' la Hai una cosa visione femminile della più cosa. importante della sua vita, era quello. Per cui questa storia con la Brooks, a un certo punto finì, ma rimasero molto amici. Dopodiché la Brooks divenne l'amante, e rimase l'amante per 50 anni, di una grande scrittrice americana che si chiama Clifford. Per cui ecco, questo per farvi capire un po' che tipo era D'Annunzio, no? Da stasera Chiara Garioni verrà definita nel gruppo dei sovversivi come la pettegolatrice. Va Certamente, benissimo. infatti questi si chiamano pettegolezzi storici fino a un certo punto, insomma, perché questi poi erano tutti personaggi molto Sì. importanti. Noi adesso stasera stiamo parlando di un aspetto più privato, più diciamo così allegro se vogliamo, ma comunque erano grandissimi artisti tutti, ecco. Così come quando D'Annunzio arrivò al Vittoriale nel 21 non ci arrivò da solo, D'Annunzio arrivò al Vittoriale con una schiera di donne. Con questa Quella che elite, emergeva chi era, scusami. beh, la sua amante ufficiale, diciamo la signora di Attrice. casa per il momento, quando lui arrivò al Vittoriale, no, era Luisa Baccara, che era una Sì. pianista veneziana, una donna molto affascinante, una grande pianista, e anche suonava l'organo molto bene. Ma naturalmente non arrivò da sola, lei arrivò insieme a questa Emily, che era un soprannome, si chiamava Eselis in realtà, che era questa governante che
D'Annunzio aveva conosciuto ad Arcachon in Francia, lui era dovuto scappare dall'Italia perché c'erano i debitori che lo rincorrevano e si era rifugiato in Francia dove era comunque molto amato e dopo Parigi aveva affittato questo chalet a Arcachon vicino, insomma, sulla Costa Azzurra e avendo bisogno di una governante assunse questa donna che lui soprannominò Emilie, lui dava soprannomi a tutte le sue donne. Posso chiederti una cosa? Certo. Sono come le badanti da No, adesso? no, Emilie non solo era governante, ma Emilie divenne amante di D'Annunzio. Anche in questo vedete quanto era democratico questo uomo, nel senso non badava, come dicevo prima, Disponeva a a tutte. ranghi. E Emilie divenne l'amante di D'Annunzio, pur essendo ben consapevole che il suo ruolo non sarebbe mai stato il ruolo di, come dire, padrona di casa dovunque andasse D'Annunzio, perché comunque lei era la sua governante. E Dava i suoi quando ruoli, lui, lui dava i suoi ruoli molto comunque. dopo, si spostò al Vittoriale, dopo Fiume, dopo tutta una serie di circostanze, Emilie lo seguì e Emilie divenne la governante. E a quel punto D'Annunzio, siamo nel 21, D'Annunzio era molto provato dalla vita, per cui arrivò con questa serie di donne che però sì, vivevano all'interno del Vittoriale. Ah, dimenticavo la povera moglie di D'Annunzio, perché voi non sapete, D'Annunzio era sposato con questa donna, questa signora, che era una duchessa, che poi diventò principessa, perché ad D'Annunzio poi alla fine venne dato questo titolo di principe di Montenegro. Comunque, lui sposò giovanissimo, dopodiché ebbe 3 figli da lui e poi lui se ne andò. Da lei, scusate, e lui se ne andò e la mollò e già aveva questa relazione con Barbarella, questa Elvira Leoni a Roma. E questa povera donna, vabbè, visse un po', insomma, Scusami, ma Beautiful gli fa un baffo, eh? esattamente, sicuramente Beautiful Baffo d'Annunzio. Insomma, per farla molto breve, perché è veramente molto lunga e molto intrigante questa storia, quando D'Annunzio si stabilì al Vittoriale, in realtà arrivò con lui anche Maria d'Arduin, sua moglie, che però non poteva vivere con lui, ovviamente, per cui lei risiedeva a Villa Mirabella, quella che oggi, questa è un'altra villa storica di Gardone Riviera, quella che oggi è la sede della Contea del Garda, per intenderci, che era sempre all'interno della proprietà del Vittoriale, ma una proprietà separata, infatti lei se voleva parlare con D'Annunzio doveva telefonare al segretario, prendere appuntamento, eccetera, eccetera. Per cui parliamo di Maria d'Arduin, la moglie, in una casa separata, e poi all'interno del Vittoriale, Emilie e Luisa Baccara, per cui la signora del Vittoriale, l'amante ufficiale, che però non vivevano negli appartamenti di D'Annunzio, vivevano in un appartamento all'ultimo piano che D'Annunzio soprannominò la clausura, perché appunto ci dovevano stare le donne. E a queste donne, tra l'altro, venne imposto da D'Annunzio, che era un po', scusate, un po' anche feticista, Un po' sicuramente, appena. il saio francescano. Perché in quel momento diciamo che D'Annunzio aveva questa sorta di mania francescana. Ma come vi dicevo prima, D'Annunzio era già, la sua parabola era già discendente, se non altro la sua Scendente. parabola fisica, perché era molto provato. D'Annunzio è stato, non dimentichiamolo, anche un grandissimo eroe, ha fatto delle imprese straordinarie. Il volo Pensiamo su al Fiume. volo su Vienna, la Anche beffa su di Fiume. Bucari, a Fiume andò, ma non volando. E insomma, aveva combattuto molto durante la prima guerra mondiale e poi aveva sempre vissuto una vita molto, 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 come dire, da Goderezza, bon vivant, esatto, goderezza. godereccio. Per cui arriva al Vittoriale e non era più molto bello. Per cui, a parte la sua Baccara e questa Emilie che lo adorava e sarebbe stata disposta veramente a buttarsi nel fiume con lui, per lui, lui si faceva portare delle ragazze. Giovani, però a quel punto la sua vita doveva pagarle perché era C'è un ricorso difficile trovarle. storico, lo sai? Era, ecco, Non diciamo il e nome, ma c'è un allora ricorso cosa storico. succedeva? Che nella clausura queste donne venivano preparate per l'incontro con D'Annunzio. Le donne dovevano avere certi profumi, certi unguenti, certi balsami e certi abbigliamenti. D'Annunzio era un esteta, per cui un esteta anche molto particolare, a volte un po' confusionario come estetismo. E
per cui aveva anche questi incontri con queste donne che lui ovviamente poi, cioè che dovevano essere pagate ed erano però preparate, diciamo, da Emily. All'interno. Teniamo presente che allora Imperatrice comunque era legale. Sì, era diffuso, era. Sì, ma comunque, voglio dire, lui aveva ormai, aveva comunque, diciamo, un desiderio sessuale estremamente potente Abruzzese di e origine. lui sì, era abruzzese, e aveva necessità, diciamo, di cambiare spesso partner. Infatti lui non è mai stato fedele a nessuna donna nella sua vita, ma ha avuto dei grandissimi amori. Pensiamo anche a Eleonora Duse, per esempio, Esatto. un'altra delle sue grandissime donne, che andò un paio tra l'altro al Vittoriale. Comunque, a prescindere da questo, voi sapete che nel Vittoriale, il Vittoriale non è soltanto questa casa che lui ribattezzò Prioria, cioè la casa del priore, cioè lui era il priore, e al piano di sopra ci stavano le donne nella clausura che appunto vestivano lo stile francescano, non dimenticate. Ma c'è questo parco meraviglioso che parla di D'Annunzio, cioè una parte del parco è diciamo monumentale, è più fatto per i grandi eventi, i grandi momenti, e poi c'è una parte del parco che si chiamava una volta Giardini Privati, che era proprio la parte più vera del parco. E c'è, che fiancheggia tutta questa proprietà, c'è una valletta che fa proprio parte del Vittoriale, che è una valletta dove D'Annunzio fece intervenire l'architetto Maroni. L'architetto Maroni è quello che ha riprogettato i giardini del Vittoriale per D'Annunzio e fece costruire una serie di camminamenti, dei ponticelli, questa valletta straordinaria. Pensate a una valle stretta attraversata da un ruscello a cui lui aveva fatto deviare il corso proprio perché avesse un certo suono che doveva adattarsi col suo modo di sentire la vita, le cose, con la sua anima. E per cui questi ponticelli, e alla fine di questa valletta un laghetto che lui soprannominò delle danze, perché all'interno di questo laghetto c'è una piattaforma dove dovevano avvenire dei balletti, delle danze, tutto questo circondato da alberi molto folti, tra l'altro molti sempreverdi, per cui anche l'inverno la vegetazione è molto fitta, e C'erano i pineti? c'era anche dei pineti e c'era appunto questa vegetazione estremamente, estremamente fitta. E a me piace immaginare, e questo è una cosa che mi sono immaginata io, D'Annunzio con la baccara che scendono nella valletta dell'acqua pazza e si incamminano attraverso i camminatoi verso il laghetto delle danze in una giornata di pioggia, rincorrendosi e amandosi. Ormione. Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove. Che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre e darse, piove sui pini scagliosi e dirti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani nude. Sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi. La pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade, merrate. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale. Che il pianto australe non impaura, nel ciel cinerino. E il pino un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora. Stromenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre, d'arborea vita e viventi. E il tuo volto ebro è molle di pioggia, come una foglia. E le tue chiome auliscono come le chiare ginestre. O creatura terrestre, che hai nome Ermione. Ascolta.
ascolta. L'accordo dell'aria cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco s'allenta, si spegne. Solo una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non so de voce del mare, or so de su tutta la fronda crociare l'argentea pioggia che monta, il croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta. Ascolta! La figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par che tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta vivente, par di scorza tu esca. E tutta la vita in noi fresca, aulente. Il cuor nel petto è come pesca intatta. Tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe. I denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti. E il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi. Chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri m'illuse, che oggi t'illude. O Ermione. Qua ci vorrebbe la musica di Odissea nello spazio, quella iniziale, quando il Cercopiteco prende in mano l'osso e spezza l'avversario. Questo che vedete è un prodotto che molti non conoscono. È un prodotto fatto in una zona molto ristretta della zona lombarda al confine con il Trentino. È un formaggio essenzialmente a latte crudo, anzi a latte crudo. E a crosta dura, come vedete, è un prodotto particolare preparato da Germano e Giolini, l'unico tenutario, uso questo termine dopo la serata di stasera, l'unico tenutario dal Tombea, un prodotto molto particolare, un formaggio molto particolare. Siamo ai livelli di restrizione di zona come il Bitto, che è un altro particolare formaggio della zona nord Italia, che viene preparato solo in determinate valli e con una procedura molto particolare. Cosa devo dire? Devo dire che è un prodotto che viene praticamente preparato solo in circa 100 forme all'anno. Stiamo parlando di 1500 kg di formaggio, non di più. Ritorniamo al discorso della distribuzione. Stasera, parlando con Enrico Rioli, Mercato Coperto di Gavardo, gli faccio pubblicità volentieri perché è un personaggio, uno dei più grossi esperti italiani di formaggio, ha detto a mia moglie: guarda, questo è il Tombea che mi viene consegnato. Nella maggior parte dei casi questo è il Tombea che viene originario proprio dalle vacche, dalle mucche che mangiano il pascolo, che vengono aiutate un attimo, arricchite, ma non con insilati. È un lavoro della Madonna, è un lavoro della Madonna, perché per produrre circa 1500 kg di formaggio, sappiamo bene che il latte è molto, ma molto di più. È un formaggio prodotto con latte a crudo, crosta dura, che ha già una tipicità in sé. Resta il fatto, soprattutto ve lo fa, e stiamo parlando da Val Vestino, di cui volevo parlare e di cui io farò uno special con riprese cinematografiche, un cortometraggio, lo voglio fare, l'ho già detto la settimana scorsa,
prepareremo questo documentario perché deve essere fatto su questa zona. È una zona molto particolare, alpeggi particolari, bassa densità di abitazione, il che è già un indizio che stiamo andando verso, non dico le prealpi, ma le Alpi addirittura. Già gli animali che ci vivono, nel senso proprio a livello selvaggio, parliamo di coppie, addirittura di aquile reali, parliamo di marmotte, parliamo di valli laterali di questa valle, cresciuta dal 62 in poi, per cui è mia, diciamo, come si potrebbe dire, alla mia età. Io sono nato nel 62 e nel 62 hanno costruito questa diga. Questa diga che io lo ripeto, sembra uno dei pochi esperimenti in Nord Italia in cui la diga abbia creato un ecosistema particolare. Un ecosistema particolare ha convogliato una massa di turisti minoritari, nel senso che non è molto conosciuta. Vorrei veramente avere la possibilità di farla conoscere questa valle. Soprattutto perché dagli anni 85, 90, 95 ha subito una fuga dagli abitanti perché non potevano più diciamo, sostenere una vita normale per quanto riguarda proprio il sostentamento delle famiglie. Io vorrei ritornare a un discorso proprio di ripopolamento delle valli e la Val Vestino per me è un esempio, non dico unico, ma uno degli esempi più belli. Potrei parlare di altri valli, potrei parlare della Valle Sabbia, anche se contaminata, purtroppo, e lo dico chiaramente, personalmente lo dico, da insediamenti, purtroppo, industriali. È un discorso molto lungo. Stiamo parlando solo della zona bresciana. Pensate su tutto l'arco alpino. Pensate su tutto l'arco alpino quante valli dovrebbero essere riprese in mano e gestite in maniera proprio decisamente moderna, lo dico sinceramente, non si può più pensare di andare a ritornare in valle e coltivare e arare con i cavalli alla maniera biodinamica, lo dico, accetterò anche degli attacchi da persone che invece credono in questa cosa. Io penso a una questione moderna della nuova tecnologia per aiutare l'agricoltura. L'agricoltura montana italiana, ci sono dei prodotti molto poveri, tutta più sconosciuti, come la patata di montagna, come altre coltivazioni che fanno anche in Val Camonica. Ho degli amici, fra cui la Cristina Pellegrini, che tuttora detiene un allevamento ovicolo, fa una questione proprio della biologia e della natura, soprattutto sulle verdure. Sulle verdure, ritorniamo a queste cose. Lo so, sembra un paradosso, non lo è. Non lo è perché io credo fermamente di nuovo che l'Italia debba essere gestita in questa maniera, sul suo patrimonio originale, cioè la cucina regionale, i prodotti regionali, ritornare a questa cultura. Io ho messo anche un video su YouTube e non ho vergogna a dirlo. Rimpiango Mario Soldati, rimpiango tanti programmi della RAI che hanno mostrato nel dopoguerra la rinascita, il boom economico italiano attraverso anche questi prodotti, il Delta del Po e non solo. E qualcuno mi darà ragione su questo. Ne parliamo, prossimamente ne parliamo in maniera molto ma molto approfondita. Vai, nessuno ti accompagna. Salute! È finita la terza puntata del Lancilotto e credo che sia una bella trasmissione, non per i personaggi, ma vabbè, per le storie. Salute! Sesto, saluto.
Cheers. La chiusura mi sembra bella. Grazie. Io tengo il bicchiere. Che sono un cazzo fatto a mano.